Chiudo il secondo punto all'ordine del giorno e passiamo all'articolo. Considerare alle 11.10 sono chiuse interrogazioni e comunicazioni. Consigliere Randazzo, lei è arrivato in ritardo. Io ho detto che alle 11.10 chiudevo l'interrogazione e comunicazione. Consigliere Randazzo, ci facciamo avanti con il lavoro. Presidente, Presidente, alle 11. Io... Consigliere, intanto prima di lei c'è il consigliere Ingaggiolo e il consigliere Caruso che gli ho dato la parola e non gli do neanche a lei. Grazie. Presidente! Consigliere Randazzo, non è che di nuovo lo dobbiamo munire e forse dobbiamo buttare fuori dall'aula. Non mi può allontanare. Consigliere Randazzo. Presidente! Consigliere Randazzo, facciamo avanti Presidente, con lei. Presidente, per cortesia. Presidente, la parola ai sensi del regolamento. Consigliere. Presidente! Chiudo il punto 2 all'ordine Presidente. Del giorno. Presidente! Non vi permettete a accendere Presidente, il microfono. Io mi sono iscritto appena sono arrivato, lei mi dice che non posso parlare. Già prima di lei ce l'hanno scritto gli altri, non ho fatto Presidente, parlare. Presidente, lei non può vietare un consiglio. Dal regolamento un'ora di interrogazione e comunicazione. Presidente, punto. Non è colpa mia se qualcuno sfora, Presidente. Non ha sforato nessuno. Presidente! Presidente. Un'ora è composta. Allora, io vi dico una cosa. Vi dovete far andare avanti con Presidente, i lavori perché. Con molto garbo e con molta tranquillità. E io sto dicendo. Dobbiamo andare avanti con i lavori. Presidente, non mi interrompete il consiglio comunale. Un consigliere comunale a 5 che ci sono atti che sono scadenti. Presidente, un consigliere comunale a 5 minuti. Sono passati 60 consigliere minuti. Quindi in teoria sono intervenuti 12 consiglieri comunali. Non è vero. Presidente, in ordine io lavoro. Mi sono iscritto. Consigliere Randazzo. Presidente. Parlate sui punti, non è che non vi no, do la no, Presidente. Io Presidente. Chiudo l'interrogazione Presidente, Presidente chiedo non la sospensione. Non vi, permettete di non vi permettete di accendere i microfoni. Passo al punto numero 3 all'ordine del giorno. Presidente, no, Presidente. Consigliere Randazzo, l'ammonisco la prima volta. Consigliere Randazzo. Chiedo un supporto al segretario generale. Dove c'è l'ammonisco, consigliere Randazzo? Dottoressa Marascia, mi sono iscritto mezz'ora fa. Segretario, per favore. Scusate, consiglieri comunali. Premesso che la conduzione del Consiglio Comunale è di esclusiva competenza del Presidente, questo è il Consiglio Comunale di fine anno. Noi stiamo aspettando di poter chiudere questo Consiglio e fare la conseguente giunta e adottare atti senza i quali andiamo in danno. Quindi la conduzione del Consiglio Comunale è di competenza del Presidente, che stabilisce le varie regole alla luce del regolamento con il buon senso. Noi abbiamo l'esigenza per non danneggiare i cittadini, questo non è un consiglio comunale normale, è il consiglio di fine anno. Non mettevate le interrogazioni, Presidente. Non è così. Grazie. Presidente, consigliere Randazzo, l'ammonisco per la seconda volta. Consigliere Randazzo, la terza volta la butto fuori. Non mi può fare la... Presidente. Allora. Presidente, ma lei sta scherzando. Passiamo mi sono all'articolo 173. Presidente, Presidente, chiedo di parlare in ordine dei lavori. Io lo capisco, lo stanno registrando, io lo capisco tutte cose. Non c'entra niente, non si permetta. Andiamo su. Ho chiesto di parlare ai sensi del regolamento. Io gli dico una cosa, consigliere Randazzo e consigliere Ragù. Chiedo di parlare ai sensi del regolamento. Io non è chiaro il regolamento, chiedo una riunione dei capigruppo perché. Non vi permettete di accendere il microfono. Consigliere Randazzo e consigliere Augusto. Chiudo il punto 2 all'ordine del giorno e passiamo al punto 3 all'ordine del giorno. Articolo 175,4. Presidente, ma allora, il consigliere Randazzo e il consigliere Augusto, io vi ammonisco entrambi e vi dico una cosa. Io chiudo i lavori. Se continuate e ognuno si prende la responsabilità di quello che può succedere all'ente. Quindi dobbiamo andare lei avanti con il lavoro. Sta vietando l'esercizio democratico di un consiglio. Consigliere Agutto e consigliere Randazzo, io vi dico una cosa. Io non mi permettete di chiudere i lavori e poi ognuno si prende la responsabilità di quello che può succedere all'ente. Mi fate andare avanti con i lavori e vi do la parola durante il punto.
consigliere Andazzo e consigliere, vi do la parola. Presidente, lei deve dare la deve chiudere le interrogazioni con... Consigliere Andazzo, consigliere Andazzo, poi facciamo un altro consiglio comunale, stia sereno, lei mi deve far andare avanti con i lavori. Articolo 100, io... Allora, consigliere Andazzo, la ammonisco per la terza volta, ora la butto fuori. Consigliere Andazzo, lei mi deve far andare avanti con i lavori perché chiamo i vigili e faccio buttare nuovamente fuori. Perché ormai lei ci ha abituato, consigliere Andazzo. Ormai ci ha abituato, consigliere Andazzo. Presidente, lei ormai è finito il discorso. Lei sta violando, presidente. Lei sta... Passo all'articolo presidente, 3, articolo 175. Presidente, può fare quello che vuole. Alla, gentilmente vigili, allontanate il consigliere Andazzo e il consigliere Lagrutta. Non lo può fare. Allontana il consigliere Andazzo. Non lo può fare. Lei sta vietando ai consiglieri comunali di intervenire. Non lo può fare. Non lo può fare. Sospensione dei lavori. Non lo può fare. È vergognoso. Mi lamentavo che Peggio Marino a casa mi è arrivato in 10 ore. Ma che? Un consigliere comunale non può uscire, non può parlare. Ma stiamo scherzando. 25 su 30, riprendiamo i lavori dopo la sospensione. Dopo una riunione del capigruppo, permettiamo gli interventi del consigliere Randazzo, consigliere Ingargiolo e consigliere Caruso. Poi la replica di 2 minuti sua e del consigliere Cangemi. Consigliere Randazzo. Consigliere Andazzo, vuole parlare? Lei, c'è lei, vuole parlare, consigliere Andazzo? Prego, 5 minuti. Me li appunto, presidente. E dopo, consigliere Andazzo, informo tutto il consiglio comunale. Come? Dopo, all'anno nuovo, riunisco i capigruppo e cambiamo le normative. Se cambiamo le normative? Sì. No, normative che finora si sono fatte e poi non si fanno più. Quindi applichiamo il regolamento. Applichiamo il regolamento. Va bene, se il regolamento prevede un'ora di intervento, si parla un'ora di intervento. Prima di applicarlo Prego. Si deve studiare il regolamento, presidente. Grazie, presidente, giunta. Prego, consigliere Andazzo. Da questo momento c'è 5 minuti, prego. Grazie, presidente. Quello che è accaduto in quest'Aula è qualcosa di veramente vergognoso, presidente. E vietare l'esercizio della democrazia a un consiglio comunale intero è qualcosa veramente di paradossale nel 2017, presidente. In Thailandia avrebbero fatto di meglio, presidente. Presidente, io volevo intervenire semplicemente perché forse c'è una sorta di simpatia talmente elevata col collega Safina che, guarda caso, quest'oggi, presidente, in quella famosa città di cui parlava il collega Safina, che non è Mazara del Vallo ma che ha le stesse ambizioni, ha lo stesso ospedale, ha la stessa ambizione di essere capitale del Mediterraneo, accadono cose che purtroppo, pure se noi siamo da questa parte del Mediterraneo e siamo in una città diversa, sono meritevoli di attenzione, presidente. Come per esempio in quella famosa città che non è Mazara del Vallo ma che, come Mazara, ha le stesse ambizioni, accade che quel consiglio comunale, presidente, il 4 agosto 2016 approva una mozione, dopo reiterate note da parte della terza commissione consigliare lavori pubblici, in cui si dice che bisogna dare l'input all'amministrazione di acquistare un terreno privato per fare il parcheggio dell'ospedale, presidente. Guarda caso, in quel frangente, il 16 maggio del 2016, presidente, si iscrive alla Camera di Commercio una società riconducibile al marito di un consigliere comunale di quella città che, come Mazara, si trova nel Mediterraneo, caro presidente, con un oggetto sociale un po' particolare: gestione di aree di parcheggio a pagamento. Detto ciò, il luglio del 2017 accade un'altra bellissima cosa, che, guarda caso, come a Mazara, in quella città fu fatta una ristrutturazione all'ospedale, presidente, e viene aperto questo benedetto ospedale. Quindi i tempi sono maturi per dar seguito a quella che fu una iscrizione alla Camera di Commercio di una società intestata, guarda caso,
al marito di un consigliere comunale di quella città, Presidente. Ma siccome ormai quel comune è noto alle cronache per macette e mancette, Presidente, e favori personali e interessi personali, seppur penalmente non rilevanti, ma moralmente, devo dire, deleteri, caro Presidente, accade una cosa. Accade che quella società, in maniera magica, ad un certo punto cambia il proprio amministratore, Presidente. Cambia il proprio amministratore il 28 aprile del 2017. Quindi non è più amministratore unico di quella società che ha l'ambizione di gestire un parcheggio di un ospedale vicino a un ospedale pubblico, non è più riconducibile al marito di una consigliere comunale, ma al congiunto di un cugino in linea diretta di quel consigliere comunale, come per dire facciamo la pulita, non ci facciamo beccare, Presidente. Questo è veramente vergognoso. A maggior ragione se un atteggiamento tale è perpetrato da uno dei consiglieri comunali che rimarrà alla storia per il proprio silenzio, per la propria inutilità politica, per la propria assenza durante le scelte che contano nel proseguo dei lavori di un consiglio comunale che dovrebbe essere l'assise primaria di una città, che dovrebbe decidere le sorti di quel territorio, caro Presidente. Ed è vergognoso, quindi allo stato attuale l'amministrazione comunale di quella città, che non è Mazara, guarda caso non prende provvedimenti per acquisire un terreno per fare un parcheggio pubblico per un ospedale che è un ospedale di serie A, ma che non ha un parcheggio, e guarda caso si favorisce col proprio mancato provvedimento l'acquisizione di quel terreno a una società riconducibile a un proprio consigliere comunale di maggioranza. Sanno fare solo questo, Presidente. E se a questo si aggiunge, sempre di quella maggioranza, i consiglieri comunali che prendono gli affidi diretti per i siti internet, i consiglieri comunali che si assumono i parenti nella società dei rifiuti, i consiglieri comunali che guarda caso si trovano in ogni rottura fognaria e idrica del territorio, e i consiglieri comunali pure, Presidente, che cambiano casacca a destra e a manca in cambio di un Oscar delle balle a colori, Presidente, ci rendiamo conto, Presidente, e in aggiunta con degli assessori che hanno addirittura smontato il proprio ufficio perché da 2 anni che non arrivano al Palazzo Comunale e mettono il tom-tom per arrivarci, addirittura talmente disconoscono il tragitto, ci rendiamo conto, Presidente, che noi siamo, in fin dei conti, privilegiati e fortunati, perché a Mazara del Vallo, Presidente, che non è come quella città che ha le stesse ambizioni, accade solamente che a seguito di un rinnovo concessorio in cui l'articolo 6, forse qualcuno dice che Mazara ha ricevuto solamente danni dall'installazione di 5 tubature, forse Mazara si è visto scomparire il proprio litorale a causa di quella multinazionale e nessuno prende provvedimenti, forse siamo pure più fortunati perché abbiamo un bilancio quasi in dissesto finanziario, non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti, tant'è vero che arriviamo, cittadini, a 222 giorni di anticipazione di cassa e le imprese non vengono più pagate per rispettare il patto di stabilità dal giugno in poi. E poi, Presidente, una cosa che si verifica nel tempo, che ormai è consuetudine, che gli operatori ecologici, al di là che rivestano ora una veste pubblica o privata, puntualmente non vengono pagati, e noi, mentre ci mangiamo il panettone, da quella parte non hanno nemmeno i soldi per pagare le tasse comunali, per dare da mangiare ai loro figli e per passarsi delle vacanze di Natale in serenità con la propria famiglia, perché manca il denaro. Questa è Mazara del Vallo, quindi sulla bilancia io non so se siamo combinati meglio di quella città che, come Mazara, si trova nel Mediterraneo, che ha le stesse ambizioni di Mazara. Una cosa è certa, che l'unica ambizione, al di là del futuro processo di ceramizzazione della provincia di Trapani, che forse avverrà in questo territorio, Presidente, questa si conferma ancora una volta e non ha eguali e non ha avversari come capitale degli interessi personali delle mancette, seppur non rilevanti dal punto di vista del codice penale, ma a livello morale, vergognoso,
perché questa maggioranza consiliare di quella città, che come Mazara si trova nel Mediterraneo, è famosa solamente per interessi personali, chi per le cooperative, chi per le imprese che si occupano di pubblici servizi, chi per i siti internet, chi per i parcheggi dell'ospedale, chi si occupa di immigrati e chi si occupa di solidarietà sociale. Grazie, signor intervento. Questa è quella città, Presidente, e mi sa tanto che somiglia molto a Mazara del Vallo. Grazie. Il parcheggio dell'ospedale, io ho più volte ripetuto che sia un terreno di un privato il quale ha già presentato un progetto per il parcheggio. E che cosa dobbiamo fare noi come comune? Uccidere questo privato? Che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Aspetto che il privato inizi i lavori, non è che noi possiamo andare a fare dire, dobbiamo espropriare il terreno, cosa dobbiamo fare? Credo che eventualmente se il privato non adempirà entro un certo periodo, il comune avvierà delle procedure che potrebbero essere anche, chiamiamole coercitive,